Ancora un po' e ce l'ho fatta. Oramai i miei video cominciano tutti così, in salita. Benvenuto sul tour del Desert Bike, sempre più in alto. Se cercate sul web sentieri in mountain bike da fare almeno una volta in Val d'Aosta, quasi sicuramente troverete Tornion, un antico borgo posto a 1480 metri. Per esplorare questa zona ho percorso il tour del Desalpage o degli Alpeggi, che si trova a monte dell'abitato a Plan Prarion, dove è presente anche un ottimo parcheggio, tra l'altro gratis, che non guasta mai. Non è un percorso particolarmente difficile, anche se fatto con una muscolare lo può risultare, perché ci sono parecchi strappetti. Comunque ci si porta a monte del paesino, dove sono presenti questi pascoli immensi. Grazie. Si attraversa l'oratorio di Gigliarei. Ok, sono a 6,3 km da Cignana. Sono a Gigliarei, qui c'è scritto no bike, perché è proprietà privata, però lì c'è la chiesetta, la cappelletta, che sto andando a vedere a piedi perché voglio rispettare questa segnaletica. Giustamente vogliono preservare anche un po', perché se tutti vengono qua con le bici è un casino. Sto scendendo a piedi, ho lasciato dietro la bici e c'è questa cappelletta in fondo. Signori, il Cervino. Guardate lì com'è imponente. Bellissimo. Proseguendo lungo il percorso ci sono questi scorci su tutta la vallata, puoi vedere il Cervino, puoi vedere il Plateau Rosà, Tornion, insomma è veramente un tour consigliatissimo. Lo sviluppo chilometrico è di circa 40 km. Sto per arrivare al rifugio Barmas, dove è presente il lago di Cignana, un bacino artificiale sempre visto in foto, e non sono mai riuscito a venire a visitarlo. Ti ricordo di iscriverti al mio canale, e se sei curioso di scoprire com'è questo altro spettacolo della natura, andiamo insieme. Sto per arrivare al rifugio Barmas. Sono sulla diga. Mamma mia, che posto! Ok, sono quasi arrivato, mancano pochi metri. Ok signori, ecco a voi il lago di Cignana. Thank you.
Ok, posto veramente stupendo, come avete visto dalle immagini. Ora vado a fare merenda al rifugio Barmas, perché è già 2 ore che pedalo, ho finito anche l'acqua, e il mio tour continua in discesa verso il sentiero numero 107. Ok. Ma che bello. Ok, cosa mi è piaciuto di questo tour? Innanzitutto il fatto che è tutto pedalabile, non scendi mai dalla sella. Se non sei allenato è un bel sali e scendi, perché arrivati a questo punto, precisamente dopo quella macchina, si scende di un bel 200 metri e poi te li devi rifare a salire. Però se vieni qua con un e-bike è una bellissima gita, molto piacevole, perché si arriva poi al rifugio Barmas, puoi pranzare, puoi andare al lago di Cignana, rilassarti, e poi se sei uno che vuole fare qualcosa di più, sali alla finestra. Dall'altra parte c'è un bellissimo trail che ho visto sempre su internet, però già parliamo di cicloalpinismo. E poi la cosa che mi fa impazzire è che lungo tutto il percorso ti fa compagnia la vista del Plateau Rosà e del Cervino, che adesso è coperto da un nuvolaio. Bene, se ti è piaciuto il video mettimi un pollice in su. Ciao, alla prossima da Enzo Sempre Più in Alto. Ok, per scendere ho preso questa alternativa, il sentiero 107, che parte subito dopo il rifugio Barmas. Per non fare la strada carrozzabile, sembra molto interessante.